Gazzetta dello Sport da Vincenzo Pernice. Roberto Rubino, buonasera. Sta per prendere il via la seconda gara di queste semifinali della C regionale. Si affronteranno il basket Mazzara di coach Bonanno e il Cefalù Basket di coach Fiasconaro. Gli arbitri sono il signor Paternico e il signor Festone. Adesso verrà osservato un minuto di silenzio. Terminato il minuto di raccoglimento, le due squadre si dirigono verso il centro del campo per la palla 2 che darà il via a questo match. I padroni di casa dell'SD Basket Mazzara scendono in campo con il numero 13 Pezzarossa, il numero 7 Raselli, il capitano, il numero 20 Lottatori, il numero 12 Leone, il numero 14 Jovic, mentre il Cefalù Basket scende in campo con il numero 20 Mumuni, il numero 6 Terrasi, il numero 7 Gallo, il numero 4 Cefalù e il numero 14 Lombardo, se non vado errato. Si tratta del numero 12 Marsala, scusate, quindi Marsala, Mumuni, Gallo, Cefalù e Terrasi. E adesso signor Festone dà via a questo incontro con la palla 2 conquistata da Jovic. Pallone affidato a Lottatori, Lottatori entra dentro dal pitturato, mette a segno i primi due punti, primi secondi di match, il basket Mazzara è subito avanti. Ricordiamo la gara di andata al Palatricoli ha visto il successo della compagine canarina con il successo di 73-64. Vincere quest'oggi significherebbe chiudere il conto. Canestro sbagliato da parte di Terrasi. Grande partecipazione del pubblico sia locale che ospite. Raselli adesso, grandissimo, si conquista un fallo e canestro buono. Grandissima partenza dei nostri, c'è da dire che come abbiamo detto la gravissima decisione che ormai sanno tutti della squalifica di Warwick, che è stato praticamente un caso clamoroso di questa squalifica combinata dagli arbitri, che quindi Mazzara parte anche con questa rabbia in corpo di questo brutto torto subito. Canestro di Raselli, potenziale gioco da tre realizzato. 5-0 per il basket Mazzara quando sono trascorsi poco più di 30 secondi dall'inizio di questa partita. E adesso gli ospiti con Gallo, circolazione di palla, palla a Cefalù. Cefalù prova ad andare dentro, bravo Raselli, gli chiude la via del canestro. Cefalù forza il tiro. Riguardo alla squalifica di Warwick, non l'ho accennato in principio, grandissimo in questo caso Pezzarossa, canestro buono e fallo subito, va a dare il 5 a Warwick, fuori dal campo e sospensione chiamata immediatamente dalla panchina del Cefalù. 7-0 il parziale quando è trascorso poco meno di un minuto. 7-0 è il parziale per i ragazzi di coach Bonanno, che riprenderanno adesso con il tiro libero di Pezzarossa che potrebbe segnare questo break di 8-0. Assolutamente, come dicevo la partenza è stata sprint, si vede l'iniziativa perché i nostri giocatori sanno che devono caricarsi un pezzo per ciascuno all'assenza di Warwick, sanno che devono dare questa sera il 120 ciascuno perché non basta dare il 100%, l'assenza di Warwick sappiamo tutti benissimo che è un'assenza che pesa e sanno tutti benissimo che devono caricarsi il 120%. Diciamo già che dopo l'eliminazione avvenuta l'anno scorso proprio in semifinale con il CUS Messina, che era una squadra ovviamente di categoria superiore, diciamo che i ragazzi mazzaresi non avevano già bisogno di questa iniezione di fiducia, ma la squalifica di Warwick sicuramente darà qualcosa in più. E adesso Pezzarossa riceve palla dal
signor Paternico, pronto a battere il tiro libero, canestro realizzato, break di 8 punti dei ragazzi mazzaresi quando è trascorso appena il primo minuto di questa partita. Gli ospiti che portano avanti palla con Cefalù, Mumuni bravissimo su Pezzarossa, Pezzarossa lo annulla con una stoppata, bravissimo Pezzarossa. Raselli prova, anzi cerca il passaggio per Lottatori, credevo provasse il tiro, Mumuni bravo a sporcare la traiettoria del passaggio e mettere il pallone rimessa lato per i ragazzi mazzaresi con Pezzarossa. Pronta la battuta per Jovic, attende il movimento di Pezzarossa, gli restituisce palla, pick and roll di Pezzarossa, non basta Jovic, allarga il capitano Lottatori che prova la tripla, nulla da fare sul rimbalzo, Jovic prova a sporcare lo stesso rimbalzo che non viene però recuperato da nessun giocatore canarino e quindi rimessa lato in favore dei ragazzi di coach Fiasconaro. Ricordiamo il punteggio 8-0 quando è trascorso poco meno di un minuto e mezzo da questo inizio dell'incontro, primo quarto che ha visto una partenza sprint della squadra canarina. Terrasi, Mumuni, prova Lottatori a fermarlo, cerca lo sfondo, nulla da fare, bel movimento dorsale di Mumuni, bravo Jovic, prima ostacolare lui, poi Terrasi nella conclusione, ruba palla e ancora Mazzara in avanti, Lottatori bravissimo, Lottatori da sotto canestro. E c'era anche un fallino, diciamo che è stato fischiato, ma benissimo così, 10-0, passi anche. Passi di Terrasi. Grandissima difesa dei nostri che mettiamo una pressione incredibile, Cefalù ancora non è riuscita ad imbastire una sola azione in attacco, grandissima partenza dei nostri. Squadra ospite in bambola, questo inizio di partita dei padroni di casa, davvero sconvolgente. E a dire il vero, prima dell'inizio della partita guardavamo il copioso numero di sostenitori del Cefalù e avevamo paura comunque di questo grandissimo tifo, ovviamente sportivo, comunque di questi grandissimi tifosi. Ci aspettavamo una partenza super del Cefalù, nulla da fare, anche senza Warwick, al momento restiamo superiori. Ovviamente la partita è lunghissima, siamo nel terzo minuto di gioco. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, questa stoppata di Jovic su Mumuni vale tanto e adesso Terrasi ostacola Lottatori, però ad avviso del signor Festone non commette fallo. Fallo commesso da parte del numero 12. Leone, primo fallo commesso dai padroni di casa, zero ancora il computo dei falli da parte degli ospiti quando sono trascorsi esattamente 2 minuti e 34 dall'inizio di questo primo quarto di questa al momento bellissima semifinale. Attendiamo adesso la rimessa da parte di Mumuni, palla per Gallo, Cefalù riceve dopo uno scambio con il numero 6 Terrasi, se non vado errato. Mumuni, Cefalù, ancora Cefalù, chiama un gioco, era Marsala, non era Terrasi colui che ha effettuato il passaggio precedente. Ancora Mumuni, prova ad entrare dentro, trova l'ostacolo da parte delle maglie canarine, ma nulla da fare, primo canestro anche per gli ospiti e punteggio che varia 10-2. Pezzarossa, Raselli chiama un gioco, ancora Raselli, Leone, Lottatori, palla dentro per Jovic, palla fuori per Leone che prova il tiro da tre, nulla da fare, raccoglie il rimbalzo Terrasi, allarga la palla per Mumuni, poi il numero 12 Marsala che prova il tiro, nulla da fare ma raccoglie il rimbalzo Cefalù e adesso è Gallo che allarga per Marsala che può tirare. Fallo commesso da Jovic, ci sta tutto questa volta. Sì, non hanno funzionato bene le rotazioni difensive, ma già fin dall'inizio abbiamo lasciato un po' troppo soli al tiro e non ci siamo più capiti in difesa. Ci stava tutto il fallo, va bene così, dai. Due tiri liberi per il Cefalù e primo fallo commesso in questa partita da parte del nostro centro, Jovic. Ovviamente la missione di quest'oggi è non perdere Jovic per 5 falli. Primo tiro messo a segno da Marsala. 10-3, meno 7. Cefalù ovviamente punta a vincere gara 2
per potersi giocare gara 3 domenica prossima al Palatricoli. Sbaglia il secondo Cefalù e adesso è Raselli che orchestra pallone per lottatori. Jovic non disdegna mai il tiro da 3, lo fanno tirare, piazzato, bomba di Jovic. Ricordiamo il nostro centro dotato di una tecnica sopraffina e adesso è Cefalù che prova a gettarsi dentro, nulla da fare, poi Terrasi, rimbalzo, prova il tiro, avversario in bambola e Pezzarossa che prova un canestro bellissimo da sotto, nulla da fare, aveva provato con il gancio a mettere a segno un canestro, sbaglia poi Marsala per gli ospiti sul versante opposto e Mumuni ancora in possesso di palla. Gallo prova il tiro un metro dopo la linea dei due tiri liberi, canestro realizzato, 13-5 più 8 per i ragazzi di coach Bonanno. Pezzarossa prova il tiro da 3, bomba messa a segno da parte di Raffaele Pezzarossa, si allunga il vantaggio per i ragazzi mazzaresi che adesso hanno 10 lunghezze di vantaggio quando mancano poco più di 5 minuti alla fine di questa prima frazione. Marsala, Cefalù, ancora Cefalù, gli avversari li costringiamo a forzare il tiro, questa è un'ottima cosa. Pezzarossa bravo, in un primo momento perde palla, poi la raccoglie nuovamente Raselli dopo il passaggio di lottatori. Jovic prova nuovamente da 3, questa volta non è fortunato, ha chiesto un ci po' stava, troppo. Va bene, ci stava il sta. Tiro dobbiamo Mumuni. Tornare però molto meglio dietro perché ultimamente li lasciamo troppo soli, hanno il primo passaggio sempre libero. Mumuni prova il tiro, nulla da fare, il rimbalzo è di Jovic, si distende il basket Mazzara con Raselli, grande Raselli, transizione offensiva e costringiamo al secondo time out. Cefalù, grandissima partenza, secondo time out chiamato più dalla 13. Panchina del Cefalù, più 10 più 13 più 13 scusa più 13 ricordiamo ancora il tabellone del palazzetto dello sport in precarie condizioni di salute, abbiamo un tabellone sostitutivo dal quale chiaramente ho difficoltà a leggere, già è successo durante la prima partita. Adesso sospensione per il basket Mazzara, ricordiamo il computo dei falli, se non vado errato uno fallo commesso per parte, due falli forse per Cefalù e uno per Mazzara, non cercheremo di aggiornare, no, due perché aveva fatto uno Leone e uno Jovic, allora due falli per Mazzara, uno per Cefalù. Quando il punteggio vede padrone di casa della SD Basket Mazzara condurre per 18-5 più 13, davvero avvio magnifico da parte dei ragazzi di coach Giorgio Bonanno. Minuto di sospensione terminato e squadre che rientrano sul parquet. Rimessa affidata a Gallo, da Gallo a Cefalù. Cefalù chiama un gioco. Marsala, Mumuni, allarga per Terrasi. Il numero 10 Monaco, per lui primo ingresso in campo in questa partita. Mumuni, bella difesa di Pezzarossa, bella difesa, bellissima difesa di Pezzarossa. Spinge Mumuni al tiro, forzato, sbaglia e quindi possiamo ripartire con Raselli che chiama un gioco. Lottatori, Jovic, pallone dentro per Lottatori, prova il tiro da 2, da due canestro, Cefalù ha pure cambiato difesa che è passata a zona 2-3 ma l'abbiamo subito battuta e questo è un segnale che serve, che è fondamentale quando una squadra cambia difesa, essere colpita subito dalla prima azione ti butta subito giù. 2-3 come nel secondo quarto di gara 1 aveva provato coach Fiasconaro con una 2-3 a ostacolare l'incedere dei giocatori mazzaresi senza tanti risultati e adesso è Terrasi che sbaglia la tripla. Lottatori sul versante opposto, passaggio a Raselli, Leone, Raselli ribalta per Pezzarossa, prova la tripla Pezzarossa, grande il canestro da parte di Raffaele Pezzarossa, 23-5. Strepitosa partita, tanto hanno fatto solamente 5 punti in
7 minuti. Noi abbiamo segnato tantissimo, ma mantenere Cefalù a 5 punti in 7 minuti è una grandissima cosa. E continuiamo ancora a tenerli lontani dal canestro. Prova Pezzarossa a imbeccare Raselli, poi palla a 2, ancora Mumuni che riesce a conquistare palla, prova ad andare dentro. Se non vado errato, fallo fischiato a Raselli. Sospensione chiamata questa volta dalla panchina canarina. Quando mancano 2 minuti e 43 alla fine del primo quarto, ricordiamo il punteggio 23-5 per il basket Mazara sul Cefalù Basket. Ovviamente ancora è l'inizio, la partita. No, vabbè, ma ancora con la situazione del basket, hanno intesa commentare solamente vittoria, quelli per adesso. Ci dovrebbe staccare il biglietto per le finali, cosa mai raggiunta dalla storia di questo club, che l'anno scorso aveva raggiunto il livello massimo con le semifinali, poi perse con il CUS Messina. E adesso il pubblico di casa incita i propri beniamini, vogliono che si spinga ancora di più. Media spaventosa, 23 punti quando mancano più di 2 minuti e mezzo alla fine, sì, del primo infatti quarto. Allora, noi siamo ben al di sopra della media perché siamo andati al tiro benissimo fino ad ora, ma il dato che mi sorprende, oltre alla nostra percentuale di tiro, che ovviamente non potrà continuare così, perché sennò se raggiungeremo poi 120 punti, ma mantenere Cefalù con 5 punti fino adesso è una gran bella cosa. Rientrano in campo le due squadre dopo il minuto di sospensione. Mumuni dalla linea dei tiri liberi. Primo tiro sbagliato da parte di Mumuni. Primo tiro sbagliato da parte di Mumuni. Tira libero era stato sbagliato da Willy Mumuni, che adesso attende di ricevere la sfera dal signor Paternico, scusate, per battere il secondo dei due tiri liberi. Anche il secondo tiro è sbagliato, a rimbalzo vanno Pezzarossa e Jovic, eccesso di foga, e Mumuni va a raccogliere ancora la sfera. Bravo Pezzarossa, cede palla a Raselli, Raselli chiama un gioco. No. Secondo fallo di Jovic, secondo fallo di Jovic in attacco, fallo stupidissimo. Fallo commesso da parte di Jovic, secondo fallo. Non dobbiamo cadere in questi tranelli, loro cercano di far diventare nervosa la partita. Perdendo Jovic avremmo seri problemi. Mumuni, il numero 14 per lui, primo ingresso in campo, Lombardo. Sbaglia Leone, va a raccogliere il rimbalzo. Lottatori da sotto, prova il canestro nonostante l'interdizione di Mumuni, ma non trova la via del canestro, e adesso il Lombardo cede palla a Mumuni che va a realizzare il settimo punto per i propri compagni, 23-7. Raselli, Jovic, ancora Jovic, canestro buono e tiro libero. Fallo commesso, vediamo da chi, se non vado errato dal numero 10 in Monaco, e quindi canestro buono e tiro libero da parte di Jovic. 25-7.
quando manca 1 minuto e 36 alla fine di questa prima frazione, che ha visto davvero la partenza sprint da parte dei padroni di casa, che potranno arrotondare ancora di più con questo tiro libero di Jovic, che potrebbe realizzare il proprio potenziale gioco da tre. Tiro messo a segno, 26-7 più 19. Entra in campo anche per la prima volta in questo incontro il numero 17 mazzarese Andrea Anteri, a parte del posto del numero 12 Leone. Andrea Anteri, ricordiamo, un ragazzo del vivaio locale in forza al basket Mazzara da quest'anno. Traselli, Pezzarossa, pallone dentro per Anteri, grande ribaltamento per Lottatori, poi Pezzarossa, pallone dentro per Jovic, viene ostacolato da Mumuni e perde palla. Bella azione, bella azione. E adesso è il numero 14 Gallo, prova la tripla, nulla da fare. Ancora Gallo, prova a raccogliere il rimbalzo. Ed è Gallo che raccoglie il pallone e lo deposita sul canestro. Anzi, non si trattava di Gallo, ma del nuovo entrato al posto di Gallo, il numero 5, Salvatore Pirrone. Raselli, Lottatori, ancora Lottatori, dai limiti del pitturato, scocca il tiro, nulla da fare, poi Jovic raccoglie il pallone, bravissimo Anteri, infrazione di passi di Andrea Anteri che stava conquistando il fondo. Infrazione di passi, ma ho seri dubbi. Rientra in campo il numero 12 Marsala, il numero 4 Cefalù Lombardo, Mumuni, di fisico si conquista lo spazio, butta a terra l'avversario e va a realizzare il canestro. Ultimi 18 secondi, ultima azione del primo quarto, 26-11 più 15, bisognerebbe mantenere questo passivo per Cefalù, ovviamente, che si è trovata anche a meno 19, ma prova la tripla Pezzarossa, questa volta nulla da fare, ed è Mumuni che prova il tiro dalla disperazione, nulla da fare, termina così la prima frazione, 26-12 per i padroni di casa della SD Basket Mazzara. Ci ritroviamo per la seconda frazione di gioco. Tornano in campo le due squadre, al momento non si sta riprendendo, è successo un fatto curioso alla fine del primo quarto. Sono stati tolti, credo erroneamente, dei punti al Cefalù, punti che sono in questo momento sono stati rimessi. Già noi avevamo attirato l'attenzione delle panchine, può capitare, comunque il referto avrebbe chiarito tutto e si ritornerà per disputare questa seconda frazione dopo la prima fantastica frazione da parte dei padroni di casa della SD Basket Mazzara. Si attende adesso ancora per la ripresa, non ci si sta capendo. Credevamo 26-13, in realtà è 26-11, quindi più 15, e si riprende con la rimessa lato da parte di Mumuni. Prendiamo il secondo quarto con Cefalù all'attacco, abbiamo mantenuto, come dicevo prima, Cefalù con bassissimo punteggio, 11 punti solamente in questo quarto. Brutto fallo fiscale questa volta, l'arbitro, fallo su Pezzarossa che, diciamo onestamente, poteva lasciare tranquillamente continuare. È primo fallo commesso nei primissimi secondi di questa seconda frazione, rimessa affidata a Mumuni. Pallone per Marsala, Lombardo cerca di ribaltare per Marsala, non si sono capiti due, ha regalato il possesso al Mazzara con il pallone spedito
in rimessa lato, già battuta tra l'altro da Lottatori, pallone per Raselli che chiama un gioco. Leone, Pezzarossa, grande circolazione di palla da parte dei ragazzi mazzaresi. Pezzarossa ribalta per Leone, Lottatori, Raselli prova la tripla, nulla da fare, ma è fortunato, il pallone torna in possesso di Raselli, che però questa volta ad avviso di uno dei due direttori di gara, il signor Festone, commette un'azione di passi. C'erano. Mumuni, Pezzarossa al rimbalzo, raccoglie la sfera, prova a distendere l'azione offensiva mazzarese, ancora Pezzarossa, bravissimo, da solo, cost to cost. Terzo tempo, canestro e fallo subito, quindi potenziale gioco da tre per Raffaele Pezzarossa, e il punteggio si incrementa nuovamente, 28-11 più 17. Con Pezzarossa che riceve adesso la sfera, pronto alla battuta, nulla da fare, non riesce Jovic a raccogliere il rimbalzo, e adesso è Lombardo che porta avanti palla per gli ospiti. Mumuni prova il tiro, tripla messa a segno da Willy Mumuni, più 14, 28-14. Raselli, Jovic, Raselli, pallone ceduto a Leone che prova il tiro dalla un metro alla sinistra del pitturato, canestro realizzato, poi gli avversari provano sul ribaltamento di fronte, la via del canestro, per fortuna non lo trovano in un primo momento, passi, è infrazione di passi, fischiata Salvatore Pirrone, il numero 5. Rientra in campo Giuseppe Terrasi a posto di Salvatore Pirrone, l'autore del fallo. Rimessa lato, già battuta con Lottatori che riceve da Pezzarossa, scambio con Raselli. Jovic, Leone, Raselli, Jovic. Nonostante l'opposizione di Terrasi, prova il tiro, raccoglie il rimbalzo William Mumuni. Lombardo chiama un gioco, poi cerca il passaggio, era in gergo calcistico un tiro grosso per Marsala, nulla sì, da infatti fare. Rimessa dal fondo, già battuta con Raselli che chiama un gioco. Pezzarossa, ancora Pezzarossa, entra nel limite del pitturato. Cosa è stata fischiata, coach? Doppio palleggio, perché aveva preso già la palla in mano e poi avrà subito un golpe e quindi avrà palleggiato di nuovo, cosa che nel basket non si può fare. Giusta decisione dell'arbitro. Rientra in campo Cefalù, gli fa posto il numero 10 Monaco, e ripartono gli ospiti con il numero 14 Lombardo in possesso di palla. Pallone per Mumuni, Terrasi prova il tiro, raccoglie il rimbalzo Lottatori, nonostante l'opposizione tentata da Mumuni. Pallone dentro per Pezzarossa. Grandissimo contropiede spinto da Lottatori, grandissimo. Ormai i ragazzi spingono, ogni palla spingono sempre al massimo per tentare il contropiede. 32-14. Possiamo dire in questo caso Terrasi ha segnato. Probabilmente era un'infrazione dei 3 secondi, ma canestro realizzato da Terrasi che accorcia 32-16. Ricordiamo all'andata Mumuni e Terrasi sono stati due migliori per il Cefalù. Jovic che ha ricevuto da Lottatori, grande peccato palla, non grande. Ha trovato la via del canestro, gran bella palla data da Lottatori. Fallo attribuito al numero 4 Cefalù, e quindi due tiri liberi per Alexander Jovic. Ad avviso del secondo direttore di gara, il signor Festone,
32-16, non nelle più rose aspettative, non ci aspettavamo un risultato del genere. Sì, continuiamo a tenere un ritmo davvero alto, le nostre guardie stanno praticamente mandando avanti ogni pallone a 100 all'ora, non badano a rallentare il gioco, ma quando possono, che è il 90% delle azioni fatte, spingono subito in attacco. All'andata, ricordavo precedentemente, grande Mumuni e Terrasi per gli ospiti, solo Mumuni si sta ripetendo in questa partita al momento. Da noi uno dei migliori in campo era stato Raselli, un po' assente in questa prima parte di gara, ma un grande Pezzarossa con un grande Jovic che ha realizzato adesso il primo dei due tiri liberi, sta realmente cambiando il volto di questa gara che in partenza era molto equilibrata. L'assenza di Warwick poteva far preoccupare, assenza, come dicevi benissimo, ingiusta, assolutamente scandalosa. Cefalù sbaglia il secondo Warwick, riparte il Cefalù, Pezzarossa va a raccogliere il rimbalzo, non ce la fa perché Marsala gli ruba il pallone. Continuano a gestire malissimo la palla, noi esercitiamo una pressione sotto incredibile, loro continuano a perdere palloni in maniera molto banale. Ha creduto di trovare un compagno, ha passato la palla in panchina, nulla da fare, si riprende con Raselli in possesso di palla. Prova ad ostacolarlo Lombardo ma commette fallo. Rimessa lato. 33-16, quando sono trascorsi poco più di 3 minuti e mezzo dall'inizio di questa seconda frazione, che al momento vede veramente i padroni di casa dell'ST Basket Mazara dominare questo incontro. Sbaglia Raselli ma raccoglie il rimbalzo Jovic, poi è Lottatori che prova però forzatamente la bomba da 3. C'era prima, non se l'è sentita, e poi ha fatto il palleggio. Va bene, comunque c'era anche dopo il tiro, insomma. Mumuni aveva provato per un attimo il tiro da 3, poi ci ha ripensato. Ancora Mumuni. Sbaglia il tiro, raccoglie il rimbalzo Jovic. Ci riversiamo nuovamente in avanti. Raselli. Jovic gioca con lui un pick and roll, non riceve palla, poi è Lottatori che prova il tiro, nulla da fare, al momento canestro stregato per Lottatori, e poi è Mumuni che riceve un passaggio fortissimo dal compagno e perde il pallone. Peccato perché abbiamo avuto due buone occasioni per allungare ancora il punteggio con le bombe da 3, ma non sono entrate. Time out Bonanno. Time out Mazara, ricordiamo il punteggio 33-16. Colgo l'occasione a proposito del time out chiamato da Giorgio Bonanno, che comunque vada, questa nostra stagione, lo dico adesso, è stato un lavoro assolutamente meraviglioso fatto dal coach Bonanno con i ragazzi, e lo stiamo vedendo fino adesso in questo momento, perché tirare fuori tutta questa grinta ai ragazzi, lavorarci in settimana su ogni minimo dettaglio, come si vede benissimo in campo, è solamente frutto del grandissimo lavoro tecnico, umano, di leader del nostro coach. Ricordiamo il basket Mazara, è dall'anno scorso che è alla guida, capitanato dalla panchina da parte di coach Bonanno. Oltretutto l'anno scorso la sua prima esperienza in una panchina senior, l'anno scorso è dovuto uscire in semifinale con il CUS Messina, squadra che sta dominando il campionato di INC 2012-2013. Quest'anno è nuovamente in semifinale, ma si sta giocando e al momento vincendo un match ball gara 2 dopo la vittoria in gara 1 ottenuta alla Pallatricoli di Cefalù. Tornano adesso in campo le due squadre. Si ripartirà con la rimessa dal fondo per i ragazzi di coach Fiasconaro, che ricordiamo hanno concluso al primo posto la C regionale girone A. Sono arrivati i terzi invece i ragazzi di coach Bonanno, e mentre vi spiegavo le posizioni in classifica di entrambe le squadre, alla fine del campionato regolare Cefalù ha deciso di segnare e accorciare nuovamente le distanze. Lombardo prova a cercare Marsala, nulla da fare, poi si perde palla con Pezzarossa che conquista la stessa. Raselli dal limite del pitturato prova il tiro. No, dovremmo cominciare a ragionare un po'. Lombardo forza il tiro, dovremmo ragionare un po', assolutamente, ferma,
gira la palla, bravo Pezzarossa che ha capito subito come stavano le cose, perché abbiamo fatto le ultime due tre azioni molto concitate, bisogna girare la palla tanto non abbiamo fretta. Gli avversari sembrano in palla. No, ma a parte questo non possiamo permetterci errori stupidi noi che siamo in vantaggio, devono essere loro a rincorrerci. E infatti abbiamo girato palla e abbiamo concluso bene. Grande canestro di Lottatori che da sotto canestro cambia mano e va ad appoggiare. Il 35esimo punto di squadra, 35-18, Terrasi sbaglia il primo tiro, poi sul secondo realizza il 35-20. Manteniamo 15 di vantaggio. Vantaggio molto importante. E adesso è Lottatori che forza il tiro. Peccato, no. Marsala raccoglie il rimbalzo. I ragazzi in campo non stanno ascoltando i tuoi consigli. Il fallo da chi è stato commesso, canestro di Terrasi che ha subito fallo, quindi potenziale gioco da 3 per Terrasi. Sì, abbiamo fatto anche l'ultima volta questo errore con Lottatori che ha provato il tiro subito. Non dobbiamo assolutamente perdere la testa, assolutamente, e c'è Falù che deve rincorrerci, perché il basket, come tutti gli altri sport, è pure questione di testa mentale, non puoi permetterti degli errori stupidi e fare rimontare gli avversari, assolutamente no. Ovviamente speriamo che telepaticamente coach Bonanno recepisca questo messaggio, sicuramente già saprà. Sbaglia Terrasi il tiro libero e si riprende per questi ultimi 3 minuti e 40 che ci separano dal riposo lungo. Cefalù prova il tiro forzato, bravo Leone, ostacola Mumuni, recupera palla, ancora Leone, palla per Lottatori, la cede dietro per Pezzarossa, ribalta per Anteri, prova il tiro Anteri, nulla da fare, recupera il pallone Lottatori, grande canestro, importantissimo da parte di Leandro Lottatori. Mancano poco più di 3 minuti, più 15, 37-22. Mumuni, Pezzarossa ha cercato il fallo, non ha subito lo sfondo. Raccoglie ancora. No, il non Cefalù possiamo perdere questi palloni così. E Mumuni non se le fa dire e mette a segno. La palla è la nostra purtroppo. Che accorcia le distanze, meno 12, 37-25. Anteri che ha preso il posto di Raselli. Cede palla a Pezzarossa, Lottatori, poi Pezzarossa, prova il tiro da 3. Jovic prova a raccogliere il rimbalzo, nulla da fare. Cefalù dal pitturato va fino in fondo e mette a segno il canestro. Parziale di 5-0, scendono a meno 10. 37-27, quando mancano poco più di 2 minuti e 20 secondi al riposo lungo, dovremmo mantenere questo vantaggio, quantomeno riportarlo a 15, speriamo bene. Attimo di flessione da parte dei ragazzi mazzaresi dopo che hanno spinto per tutto l'arco del match. Pezzarossa forza una tripla, nulla da fare. Rientra in campo Raselli, viene fatto uscire Andrea Anteri. Non possiamo assolutamente forzare le conclusioni, lo dico, lo continuo a dire, assolutamente no, perché poi perdiamo la testa. Cefalù, Mumuni, Monaco, Cefalù, finta il tiro, ci ripensa, prova adesso il tiro, ma forza, nulla da fare, rimessa per i colori giallo-blu, Leone non tocca la sfera che termina fuori. Si prenderà con la rimessa affidata a Leone, manca 1 minuto e 50 secondi. Esattamente 110 secondi alla fine di questo secondo quarto, poi il riposo lungo. Loro continuano a essere a zona. E Willy Mumuni ci mette il piede, rimessa lato. Per i colori giallo-blu viene richiamato in panca Marsala e rientra il numero 7 Gallo. Jovic che ha ricevuto da Lottatori, Raselli, Lottatori, prova la tripla, il bombardiere Lottatori e riesce con
la sua bomba ad incrementare nuovamente il vantaggio. 40-27 quando manca poco più di un minuto e 20, anzi poco meno di un minuto e 20 alla fine del match, scusate. Adesso è Cefalù che prova il tiro, forza, nulla da fare, raccoglie il rimbalzo Pezzarossa, lottatori, ancora lottatori, prende l'esterno del canestro, poi raccoglie il rimbalzo Jovic, torniamo a più 15, grande palla recuperata, avversari in bambola, perdono palla, Raso in possesso del pallone, Raselli, scusate, l'ho chiamato Raso, Raselli prova il tiro da tre forzato, meno male che raccoglie il rimbalzo. C'è andata bene. Mancano 40 secondi, poco più di un possesso alla fine di questa partita, alla fine di questo secondo quarto. Poi finirà il primo tempo, le due squadre andranno al riposo. Sarebbe lungo. Stato bello la fine di questa partita. Sarebbe stato molto bello. Ho espresso un sogno. C'è da soffrire. C'è ancora molto da soffrire. 37 secondi alla fine, più 15 nuovamente. Raselli, Pezzarossa, prova ad andare fino in fondo, ribalta per Leone, finta il tiro da tre, manda vuoto Mumuni, poi tira, nulla da fare. Regaliamo l'ultimo possesso al Cefalù. Terrasi prova la bomba da tre, sbaglia, ottimo il recupero di Raselli in un primo momento che poi si trascina il pallone in rimessa lato. 15 secondi alla fine del secondo quarto. Regaliamo il possesso a Cefalù. Mumuni, Monaco, Cefalù, Terrasi, blocco di Terrasi, Cefalù prova il tiro, lo forza, Gallo raccoglie il rimbalzo, nulla da fare, manteniamo il più 15, pochi secondi alla fine, tenta il tiro da centrocampo Pezzarossa e termina così questa prima parte di gara con la fine del secondo quarto, 42-27 il punteggio, più 15, ci ritroviamo per la terza frazione di gioco.